Eccoci sempre dallo stand della tecnica della scuola qui a Fiera Didacta con un'altra ospite che è Saduto, Margherita Di Stasio, prima ricercatrice in DIRA, referente scientifica formazione sulle competenze di base di vari territoriali. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. E benvenuta al nostro Grazie. Stand. Ricordo che siamo sempre qui presenti a Fiera Didacta Sicilia 2023 dai padiglioni, in questo caso il B1. Del Fiera Meeting Hub di Mister Bianco a Catania, una bella esperienza ovviamente per tutti voi, siete tantissimi, abbiamo già sentito diversi ricercatori e ricercatrici dire, ognuna con delle competenze specifiche. C'è un convegno, è un convegno che riguarda le competenze di base, soprattutto l'importanza di elicitare le competenze di base per sostenere lo sviluppo di una cittadinanza piena e attiva. Parliamo di questo proprio in relazione alle modalità per colmare i divari territoriali. Noi sappiamo che le competenze di base sono quelle competenze fondamentali che sostengono lo sviluppo di tutte le altre competenze. Le competenze di base sono le competenze disciplinari, di literacy, quindi la competenza nella lingua madre e lingua di studio e nella lingua veicolare, in questo caso nel nostro progetto ci concentriamo ovviamente sull'inglese, e le competenze di numeracy, la matematica. Le politiche nazionali, sovranazionali, si orientano appunto al sostegno di queste competenze per il superamento dei divari territoriali. Cos'è un divario? Un divario è una mancata convergenza nello sviluppo di determinate di un determinato bagaglio, in questo caso un bagaglio di competenze che permettono di imparare a imparare lungo tutto l'arco della vita. Quando il singolo non sviluppa questo bagaglio, vi è un deprimento non solo per lui ma anche per il suo territorio e per la ricchezza della sua comunità. Per questo parliamo di divari territoriali, quando lo sviluppo di questo tipo di competenze ha una divergenza fra territori. E per sanare i divari territoriali ci rivolgiamo, per contribuire ovviamente, ci rivolgiamo alla formazione del docente visto come elemento fondamentale per supportare lo sviluppo delle competenze diverse. Ecco, divari territoriali in Italia tra l'altro mi sembra che ce ne siano diversi, no? Ce ne siano abbastanza. Sì, in questo caso si tratta di un progetto PON, quindi si guarda alle regioni obiettivo convergenza, si guarda quindi a Sardegna, Sicilia, Campania, Calabria e Puglia, e quindi ai divari territoriali che sussistono fra nord, centro e sud e isole. Ovviamente vi sono anche altri tipi di divari che riguardano le aree interne, che riguardano altri elementi e fattori a livello territoriale. Questo progetto si concentra appunto su questo tipo di divari, appunto perché, come vi dicevo, è un progetto PON e quindi insiste in maniera specifica sulle regioni obiettive. Perfetto, è stata chiarissima, mi sembra che sia un tema molto molto importante, sentito, soprattutto per quanto riguarda anche i docenti che devono formarsi e quindi è giusto insomma stare al loro fianco, supportarli come fate voi, e quindi un grosso in bocca al lupo, buon convegno e grazie. Grazie, buon lavoro e grazie del vostro tempo. Grazie. Arrivederci. Bene. Grazie. Perfetto.